Allora, circa 40 anni fa, proprio sul posto dove noi ci troviamo, io, Luigi Annacone, lavoravo un brandoio. Siccome che questo guidava un trattore, questo trattore aveva bisogno delle batterie perché non partiva. Allora, 100-150 metri non partì. Arriviamo su questo punto, però noi dove ci troviamo, c'era, per quale ragione gli dicevano via Cuba pure, perché c'erano, la gente ci buttavano pietre, terra, frasche, cose, e allora questo dottore non partiva. E va a finire sotto che poi, tirò, si facevano le tre all'una di notte, si facevano le tre di giorno, di mani mattina, ha detto ma era capo fuori, per portare il dottore al cimitero. E gli andiamo a casa la notte per rimorchiare il trattore, e sto proprietario del trattore dice: sì, io vengo a tirare, però è masterà prima gli animali, mi metto a mangiare gli animali, adesso tanti sacrifici fatti, e poi hanno aggiustato, quindi è rimasta la via che si passa. Grazie ancora di tutto, caro Luigi, non ho parole per ringraziarti. Grazie a voi. Ci vediamo presto. Saluta tutti i nostri amici che stanno lì, anche Giuseppe che fa l'operatore adesso di riprese. Grazie a tutti.